you don't really want smoke, you ain't got that shit. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my mind on the chips and it's not on my hip. Fuck then I dip, say I'm finna take a trip. You don't really want smoke, you ain't got that shit. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my mind on the chips and it's not on my hip. Fuck then I dip, say I'm finna take a trip. Nigga too icy, I pull up in layers. Oggi mi trovo a Costa Paradiso, sul litorale nord della Sardegna. Dopo l'albergo abbandonato di Macomer vi porto alla scoperta di una casa veramente molto molto particolare. Come potete vedere siamo all'interno di una cupola progettata dal grande architetto Dante Bini. Questa meravigliosa opera è appartenuta al regista ferraresi Michelangelo Antonioni e alla sua compagna Monica Vitti e fu commissionata dall'architetto Bini alla fine degli anni 60. Tra le altre cose vi ricordo assolutamente di iscrivervi al canale per supportare tutto il mio lavoro, perché c'è veramente tanto impegno dietro ogni singolo video, e comunque non disperatevi perché tra poco pubblicherò anche altri video inerenti al mondo delle moto. Purtroppo negli anni la casa ha subito diversi passaggi di proprietà fino ad essere, come abbiamo visto, abbandonata. Attualmente è di una società immobiliare ed è in vendita, ma non l'ha mai comprata nessuno, quindi insomma non so, se state cercando una casa magari potete comprare questa, anche se penso che non sia proprio esattamente economica. Exactly what you do, how I fell in love with you. Oh, 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 it's true. Oh, I love you. Tra l'altro, pochi metri più in là si trova la sorella minore. Quindi sì, c'è effettivamente un'altra cupola costruita con la stessa tecnica costruttiva ed è ora usata come casa vacanze da parte dei proprietari svizzeri. Ho accennato alla tecnica costruttiva, che a tutt'oggi è ancora assolutamente innovativa e tra l'altro è anche frutto di un brevetto da parte dello stesso Bini. La tecnica si chiama Bini Shells e in sostanza consiste in un'unica gettata di cemento, cemento armato, che viene letteralmente gonfiata tramite dell'aria infilata al suo interno, e quindi la pressione dell'aria gonfia la struttura e poi una volta che il cemento si è solidificato si vanno a bucare le pareti per ricavare porte, finestre e altre aperture. Questa tecnica è ancora molto ammirata e soprattutto utilizzata e viene studiata nelle più grandi università di tutto il mondo. In realtà sono veramente tantissime le costruzioni edificate in questo modo, mi sembra circa 1500, e comunque ce ne sono di veramente molto più grandi e articolate e veramente sembrano provenire direttamente dal futuro. All'inizio non pensavo, ma le stanze sono veramente tantissime. Ho contato circa 3 bagni, 3 camere da letto, il salone immenso e un sacco di altre stanze piccole, veramente molto interessante. All'interno sono ancora presenti moltissimi arredi, cioè ci sono un sacco di letti, di mobili, qua c'è addirittura il bagno. Sì, è molto, molto interessante come posto, è veramente affascinante. Inoltre c'è da dire che, data la sua incredibile bellezza, nel 2016 un regista tedesco realizzò un documentario chiamato appunto La Cupola, e se volete vi lascio il link nella descrizione se siete interessati. Sì ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e vi saluto da queste magnifiche rocce e da questo mare veramente spettacolare, anche se non credo l'acqua sia molto calda. E niente, spero di avervi fatto scoprire questa casa che è veramente stupenda. Io non so, veramente sono abbastanza disorientato, è strana. Comunque ricordatevi di lasciare un like se questo video vi è piaciuto per supportare tutto il mio lavoro. Iscrivetevi anche al canale, il tasto qua sotto. E niente, ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!